Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: fate attenzione, vegliate, perché non sapete quando è il momento. È come un uomo che è partito dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere ai suoi servi, a ciascuno il suo compito, e ha ordinato al portiere di vegliare. Vegliate dunque. Voi non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se alla sera o a mezzanotte o al canto del gallo o al mattino. Fate in modo che, giungendo all'improvviso, non vi trovi addormentati. Quello che dico a voi lo dico a tutti. Vegliate. Parola del Signore. Il nostro cammino continua, ma questa sera iniziamo un nuovo ciclo dell'anno liturgico. Ci sono vari anni, c'è l'anno solare, c'è l'anno scolastico, c'è l'anno del campionato di calcio. Per noi cristiani c'è l'anno liturgico, che incomincia con questa prima domenica di Avvento. Un anno nel quale, naturalmente, sempre per chi vuole, può incontrare in vari momenti, in varie occasioni, in varie festività il Signore Gesù. Avvento, venuta. E allora ecco la tematica che la liturgia della parola ci propone in questa prima domenica. Gesù nel Vangelo ce l'ha ripetuto: vegliate, vigilate, state attenti. E vedete come siamo fatti noi uomini? Abbiamo dato una bruttissima interpretazione a questo richiamo da parte del Signore. Io non so cosa avete pensato voi nell'ascoltare il Vangelo. Vegliate, state attenti, questo padrone di casa che verrà di notte, a mezzogiorno, a mezzanotte, al canto del gallo, vi troverà addormentati. E uno subito pensa: viene il Signore e ti porta via la vita. Vero? Viene il Signore, chiedo scusa, ma viene il Signore a guastarci la festa. Mi dite, in questa interpretazione, in questi pensieri, dove sta la buona notizia del Vangelo? Se Vangelo è buona notizia, allora questa sera noi ne abbiamo ascoltata una cattiva, perché il Signore ci dice: state attenti, vegliate, perché prima o poi vengo io e vi frego. Ma forse il Signore voleva dire qualcos'altro, o no? Se Lui è la buona notizia, la lieta notizia, forse dietro a questo appello, a questo richiamo della vigilanza, ci sta qualcosa che possiamo imparare e che, guarda caso, alla fine ci verrà ancora una volta detto che quando il Signore viene, non viene a portarti via niente, ma viene a regalarti ciò che noi nell'arco del tempo e della vita perdiamo. Ma andiamo con ordine. Partiamo dall'immagine che Gesù usa nel Vangelo. Il Signore parla di un padrone di casa che se ne va. Se ne va non vuol dire che va via e chissà dove è. Cambia il suo modo di essere presente. Se io penso che il padrone di casa è Gesù, certo, io Gesù non lo incontro come lo incontravano i discepoli. Ma lo possiamo incontrare, poi Gesù ce l'ha proprio assicurato: io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Ma questo padrone di casa, che è presente, ripeto, in un modo particolare, affida ai suoi servi la sua casa. È meravigliosa sta cosa qui. Il tesoro più grande di Gesù Cristo lo affida a un povero uomo di nome Don Mauro. Voi mettete il vostro nome. Il tesoro che è lui lo affida a me e mi chiede di prendermi cura della casa. Che cos'è la casa?
ma la casa è il mondo, la casa sei tu, la casa è l'uomo, non è solo la comunità cristiana. Poi nel mondo, in questa umanità, ci sono anche alcuni fratelli, alcune sorelle che liberamente scelgono di seguire la strada delle beatitudini, formando così appunto la Chiesa. Ma questo benedetto padrone, che è presente, che si fida talmente tanto di me, tanto da lasciarmi tutti i tesori più grandi, mi chiede di prendermi cura del mondo. E poi parla di un portinaio. Chi è il portinaio che deve vigilare, che deve stare attento? Il portinaio è la coscienza. Non se ne parla più oggi, perché quando tu parli di coscienza sembra di andare dietro i chissà di quanti anni. Ma il portinaio è quella voce interiore, così la definisce il Concilio Vaticano II, è quella voce interiore che ti aiuta a capire che nella tua vita, nella tua storia, possono entrare delle persone che ti illudono, possono entrare delle persone che ti regalano la felicità e poi ti accorgi che magari quelle persone ti fregano. Sono quelle idee o ideologie che circolano oggi. Guardate, questa mattina ho avuto la grazia di sposare due baldi giovanotti. La nostra chiesa non è sobria per il tempo dell'Avvento, ma non potevamo mettere in sagrestia la meraviglia dei fiori, quindi anche loro danno gloria a Dio. E a questi due giovani, io questa mattina, ripetendo una frase dell'Apostolo Paolo, ho augurato loro di non conformarsi al mondo. E voi potreste dirmi, ma Don Mauro, non potevi augurare gioia, felicità, di volersi bene come questa giornata? No, no. Non conformatevi alla mentalità di questo mondo, che non crede all'amore, per esempio, che non crede alla solidarietà, che non crede alla fratellanza. Serpeggia è questo detto apos me, apos pece. Serpeggia anche dentro di noi. E allora questo padrone che deve vigilare, perché nella vita di Don Mauro non entrino tutte quelle parole, quei pensieri, quei modi di vivere, quegli stili di vita che non hanno niente a che vedere con la vita. E quanto abbiamo bisogno di recuperare, o meglio di riascoltare, la voce della coscienza. Cosa è bene e cosa è male oggi? Non lo sappiamo più. Non sappiamo più distinguere che cosa possiamo scegliere, perché questa cosa è una cosa buona piuttosto che una cosa cattiva. Spesse volte il compromesso, il mettere il piede in 32 scarpe. E cosa succede? Quando il padrone di casa non è vigilante dentro di noi, arriva la notte. Arriva la notte. Il tempo dell'Avvento ci porta alla luce. Abiteremo la chiesa di lanterne in questo tempo di Avvento. Vi inviterò addirittura a prendere delle lanterne e a portarle a casa per Natale, perché abbiamo bisogno di luce. Quella luce interiore che va a illuminare la notte. Ci sono tante notti nel mondo, tante. Il Signore parla proprio di notte. C'è la notte dello sconforto, del disorientamento, c'è la notte della crisi economica, della crisi politica, della crisi sociale. C'è anche la notte nella Chiesa, lo sapete. Questa comunità che dovrebbe far brillare la luce del Signore, e invece tante volte, anche questa settimana, abitati da scandali, da persone che invece di dare coerenza al Vangelo vivono come se il Vangelo non fosse mai stato letto, meditato e predicato per noi preti. Ci sono queste notti, ma questo tempo di Avvento ci invita ad entrare nella nostra notte. Ne elenco alcune. La notte fatta di compromessi, la notte di chi cerca la gioia nella dissolutezza, la notte di chi porta dentro odio e rancore, la notte dei rimorsi e dei sensi di colpa che ci portano via la gioia, la notte di chi si sente tradito negli affetti, la notte di
di chi vive la solitudine, la sofferenza, di chi fa fatica a trovare un senso nella vita. Potrei andare avanti, ma ve lo lascio come impegno in questa prima settimana di Avvento. Mi fermo in silenzio, entro dentro di me e vado a vedere quali sono le notti che mi porto dentro. Perché? Perché il Signore viene, non a portarmi la morte, ma a portarmi la vita. Il Signore viene ad illuminarmi con la sua luce, viene a dissipare le tenebre che sono dentro di me, viene a regalarmi quella vita che io tante volte, se non vigilo su me stesso, me la lascio portare via. E allora chiediamolo al Signore. Sapete che è l'ultima preghiera, proprio l'ultima preghiera della Bibbia, andate nel libro dell'Apocalisse, l'ultima pagina, l'ultimo versetto, la comunità dice: in questa notte vieni, Signore Gesù. Questa dovrebbe essere la preghiera che ci accompagna in queste tre settimane di Avvento. Nella mia notte, che tante volte non mi permette di guardare in faccia i fratelli, nella mia notte, che spesse volte non mi permette di vedere quanto è bello il mondo, nella mia notte, che tante volte mi impedisce di vivere come Gesù Cristo mi ha insegnato, vieni, Signore, porta la tua luce. L'abbiamo sentito il grido nella prima lettura: se tu squarciassi i cieli, provate a immaginare i cieli proprio squarciati, se tu squarciassi i cieli e scendessi. Il Signore è sceso e viene ad incontrarti, viene a portarti la sua luce. Un barlume di questa luce, carissime coppie che festeggiate l'anniversario di matrimonio, concedetemelo, io la vedo in voi. Per 4 domeniche porteremo una lanterna in mezzo a voi, ma c'è una lanterna che brilla. È il vostro amore, è la vostra relazione, che sicuramente ha vissuto momenti di entusiasmo, lo dico anche alle giovani coppie, sono poche ma sono qualcuno qui, e qualche volta ti cascano magari le braccia a terra, perché l'amore è fatto così. Noi non crediamo all'amore delle telenovelas, noi non crediamo all'amore predicato dal mondo, prendi, mordi e sputa. Questo è l'amore che ci viene predicato fuori. Noi crediamo a quell'amore semplice, fatto di fedeltà, fatto di indissolubilità, fatto di apertura agli altri. E io guardandovi non posso che vedere un barlume della luce di Gesù Cristo che brilla nel vostro rapporto d'amore. È per questo che chiedo al Signore di benedirvi, di conservarvi davvero nel suo amore, di benedire le vostre famiglie, e che possiate continuare a dare a ciascuno di noi una bella testimonianza, che si traduce così: amarsi oggi, in questa notte, è ancora possibile. Voi ne siete l'esempio.